Dal Vangelo secondo Luca. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Il Vangelo di oggi ci propone quella che è stata definita una giornata tipo di Gesù. Che faceva Gesù nelle sue giornate di annunciatore del Vangelo? Faceva un sacco di cose. Il testo ci dice che guariva le persone, che annunciava la parola. Addirittura ci dice San Luca che al calar del sole tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero da lui. Quindi c'era tutta questa gente, questo popolo, che era costretto a nascondersi perché aveva malattie, difficoltà, problemi, che non voleva far sapere agli altri. Quante volte anche nella vita di ogni giorno uno ha una malattia, non vuole che si sappia, come se fosse una colpa. Invece con Gesù tutte queste persone vengono fuori, c'è una umanità intera che va da Gesù perché sa, ha la certezza che Gesù può fare qualcosa, ha qualcosa da fare per ognuno di noi. Ecco allora il primo messaggio per noi. Quando noi ci incontriamo con Gesù, non abbiamo bisogno di nasconderci, non abbiamo bisogno di mettere, come dire, da parte quello che siamo noi veramente. Ci possiamo mettere a nudo, gli possiamo dire tutte le nostre fragilità, tutte le nostre debolezze. Gesù non è venuto per giudicarci, è venuto per salvarci. Il suo giudizio è come il giudizio del medico. Che cosa fa il medico quando noi andiamo da lui? Fa la diagnosi. Diversamente dal giudice che emette una sentenza che spesso è di condanna, il medico dopo la diagnosi emette la terapia, ci dice cosa dobbiamo fare per guarire. Ecco perché Gesù, parlando di sé, ha detto di essere come un medico che è venuto a salvare e a guarire l'umanità. Allora su questo dobbiamo lavorare. Se vogliamo veramente incontrare Gesù, non dobbiamo aver paura di dirgli chi siamo, la verità di noi stessi. Non dobbiamo spaventarci delle nostre fragilità, perché Gesù è molto più forte delle nostre fragilità. Anzi, è così onnipotente che fa uscire la sua salvezza dalle nostre fragilità. Ma c'è un segreto che Gesù ci consegna nel Vangelo di oggi, che possiamo tutti quanti mettere in atto nella nostra vita come metodo di salvezza. Il primato della preghiera. Il testo ci dice che sul far del giorno Gesù esce e si reca in un luogo deserto. E che fa là? Si mette a pregare. La preghiera per noi esseri umani non è soltanto una necessità, è anche possibilità di incontrare colui che cerchiamo da sempre. Ecco, vi auguro di vivere questa giornata e ogni giornata cominciando pregando. E la preghiera più facile da fare è quella che stiamo facendo adesso, ascoltare il Vangelo, lasciarci interrogare da Gesù, lasciarci incontrare da Gesù.